Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo episodio di Clash Royale. Oggi siamo qui per fare qualche partita in allegria, ragazzuoli. Magari facciamo anche qualche partita speciale in allegria. Cerchiamo di avanzare un po' perché sono rimasto a 2370 coppe. Quindi bisogna andare avanti, ragazzuoli. Prima cosa, spacchettiamo un attimino qua la storia, che cazzatine, ovviamente. Estreme cazzatine. Vediamo un po' il baule d'oro, cosa dà. Il baule d'oro. Ok, cazzatine anche qui. Vabbè, questi sono simpatici. Non male, non male, dai. E ragazzoli, cominciamo subito, ma non prima di farvi vedere il deck. Allora, ragazzoli, io adesso sto usando questo deck perché non lo so, mi trovo bene in questo momento. Costa un pochettino, ma bene o male mi trovo bene. Queste sono le carte che ho. Ok, ragazzuoli, quindi nel caso. Fatemi sapere qua sotto nei commenti i deck che utilizzate a questi che avete utilizzato in questi livelli qua, con queste tipologie di carte che ho io, perché non ho neanche ancora il tronco. Ho avuto una sfiga incredibile, ok, ragazzuoli? Quindi se avete qualche deck importante, scrivetemelo qua sotto nei commenti. E il commento con più like, ovviamente, lo metterò. E il commento col deck più fico, con più like, lo userò nel prossimo video, ragazzuoli, ok? Quindi mi raccomando, spolleggiate tantissimo sui like dei vostri amici, se volete che il loro deck finisca in un mio video. Ok, ragazzuoli? Quindi mi raccomando, aiutatevi a vicenda in questo caso. E direi di cominciare, ma non prima di lasciare un like anche a me, ok, ragazzuoli? Il commentare, ovviamente, come vi ho già detto, e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Bene, direi di cominciare. Speriamo in bene perché, ragazzuoli, io sono sempre nabbo in sto gioco. Lo devo ripetere perché non voglio. Sono nabbo, punto. Quindi, battaglia! Allora, sono contro un qualcosa. Un qualcuno di prepotentissimo. Mi sa perché c'ha le lingue strane. E vediamo un po'. Allora, principessa. Io gli butto l'orda di scheletroia perché tanto tirava la torre. E chi se ne da fotte, diciamo. Ok, in allegria qualcosa stiamo facendo, oserei dire. Alla zia gli buttiamo il cavaliere nero. Cose incredibili, ok. Barilotto della vita e abbiamo almeno un po' shottato la situazione, diciamo. Mano a mano, dai, dai, siamo già messi abbastanza bene, dai, non ci lamentiamo. Buttiamo una principessa qua per alleggerire il carico. Ok, e ammazziamola perché mi dà anche abbastanza fastidio, oserei dire. Però tiriamo di qua il barile, perché sapevo già che mi tirava la Valcaria. Così almeno gli togliamo un po' di vita anche dall'altra parte. E allegria, dai. E di nuovo, principe negro. Dai, dai, non sta andando male, ragazzuoli, non sta andando male. Non sta andando per nulla male. Cacchio, pecca. Il signor Pecca mi ha disintegrato le esistenze. Ma noi adesso li buttiamo. Il signor Otto Cavaliere con i pugni di mazza. Non so, gran cavaliere, gran cavaliere. Cavaliere con i pugni di mazza non vuol dire niente. Però, effettivamente, l'ho sempre chiamato. Quindi sti cacchi. Boom! Cavaliere dai pugni di mazza, vai. Yeah, vai. Boom! Cavaliere dai pugni di mazza, vai. Ancora un colpo glielo dai? No, è morto prima. Vabbè. Una torre però è andata. Adesso gli buttiamo il barilotto della vita esistenziale. E nella teoria fa anche quello. E quindi ciao ciao birdie. Ok, sta andando bene, ragazzuoli. Sta andando bene, sta andando bene. Principe negro, come al solito. Amaro Vulcano. E dai, 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 non male, ragazzuoli, non male. Mongolfierina. Ecco. Deve rompere le balle, sto signore. Perché devi rompere le balle, signore? Io volevo distruggere anche la torre. Ed è un re. E invece. No. Questo mi dà un po' fastidio. Capite bene, no? Frecette. Le ho un po' mancati. No, li ho presi tutti. A posto, ragazzuoli! Vittoria! Incredibile! 3-0 poi, eh! Io pensavo fosse Ultra Mega Master Power. Facciamogli la faccina. Così in allegria. Baule d'argento, giustamente. Che schifo. Non ho mai preso un baule leggendario, per dire. No, cioè. Una merda. Vabbè, comunque, ragazzuoli. Lasciamo perdere, andiamo avanti. E tra parentesi, ragazzuoli, siamo anche molto, molto potenti nella gilda, eh. Cioè, nel clan stiamo diventando delle robe importanti. Vi faccio vedere, appunto. Cioè, comunque.
Cioè, sono tutti ultra mega master power. Abbiamo anche gente da... minimo 5.000 coppe. No, e poi ci sono io. E poi ci sono io lì così, ridicolo. Vabbè. Sono dettagli. Che tristezza. Che tristezza. Che tristezza, ragazzi. Mi sento troppo scarso, davvero. Da che sono lì su FIFA a dar consigli a tutti, a che sono qua su Clash che mi devo far dar consigli da tutti. Ma ovviamente ci sta, nella vita bisogna dare e ricevere, perché è giusto così. Vabbè, ragazzi, direi di farci ancora una battaglia per riempire i nostri slot di baule, a meno che non perdiamo, nel caso ne dobbiamo fare ancora un'altra. Ma se vinciamo anche questa, andiamo a farci magari una battaglia strategica, qualcosa del genere. Vediamo un po' che cosa fare, ok? Ah, il signorotto ha già le cose interessanti. Bene. Bene. Bene, allora io butterei gli stronzi qui. E poi farei così perché c'è il mago, non per altro. Poi farei così perché ci sono i goblin, non per altro. E un pochettino la situazione se la sono cavata. E diciamo che ho fatto una cosa buona. Molto probabilmente. Adesso vediamo poi nel complesso quanto può essere buona effettivamente. Quindi buttare il principe nero contro il principe nero. Un'allegria, tanto io c'ho lo scudo. Minatore, che fastidio il minatore. Che fastidio, beh però muore subito. E gli ributtiamo di nuovo il barile goblin. Barile goblin. Mi sta molto simpatico il barile goblin, perché comunque fa roba. No, principe situdine. Uffa. Arci uffa, oserei dire. No, però qua ho sprecato, Ho sprecato. Vabbè, non importa. Lui da lei c'ha soltanto lo stregone. Che però... vabbè, ecco, la sapeva. Uccidi stregone? No, non l'ho ucciso. Porca miseria, che barba. Che barba a bietole. Male qua, male. Malissimo, oserei dire. Malissimo. Mi ha recuperato tutto il vantaggio che avevo. Anzi, adesso è in vantaggio lui. Malissimo. Però Sdrumensi è il minatore che rompe le balle. Dai, va bene. Adesso ha usato tutti e due gli stregoni. Adesso ce l'ha di nuovo, quindi dovrebbe avere di nuovo anche l'altro. Giusto? O sbaglio? È giusto o sbaglio? Oh, nel caso, comunque proviamoci, perché mi pone disturbo non poco. Ok, dai. Poteva andare meglio. Poteva decisamente andare meglio. La mia principessa. Lasciala in vita, maledetto. Di un maledetto. Cacchiarola. Qua la mia torretta va via. In modo male. In modo molto male, oserei dire. E noi proviamo però a sfondarle da tutti e due i fronti. Chi se ne strafotte, ragazzuoli, giusto? Chi se ne strafotte, oserei dire. Proviamo a fermare un po' l'avanzata di questi imbecilli. In allegria. E dai, un pochettino abbiamo già recuperato. Adesso proviamo a buttare il barile così in allegria. E vediamo se riusciamo a fare tiki, taka, frecce. Ah, ok, ragazzi, l'abbiamo fatta, incredibile. Seconda vittoria, un po' più sudata, baule d'oro, infatti, baule d'oro, grazie gioco, sei molto simpatico gioco. A posto, no? Roba. Arco X, che non mi gusta molto. Cucciolo de Dragon, che non mi gusta molto. E strega, che hanno debuffato, da quel che ho visto. E quindi sti gran cacchi. Un po' merdosa come pescata in generale. Ma va bene così, ragazzuoli. Va bene così. Direi di provare a fare un party. Così, per concludere il video. Se si vince, si perde. Chi se ne strafotte, oserei dire, ok? Quello è il mazzo del mio amico, credo. Ok. E questo ho già buttato. Ma un attimo, non siamo ancora arrivati. Un attimo. Non è che sto dicendo danno. Ma un attimo. Buttiamo anche mongolfieritudine di là.
Cacchia Rola, ha già buttato i cosi grossi. Però c'è il principe di Persia che comunque, nel frattempo, la mia mongolfiera va a far danni importanti. No, ho sbagliato perché il boia fa, eccola, il sapev. Però ho distrutto una torre. Oh yeah, baby. Oh yeah. E adesso però sta tirando lui la mongolfiera e io ho finito le cose. Male. Prova a difenderla dalla mongolfiera, perché non deve tirare tanti colpi. Però principessa, stai lontana. Cacchiarola. Dai, io sto cercando di difendere al meglio, signor alleato. Aiutami, signor alleato. Aiutami, signor alleato, grazie. Principe Nego. Mi hanno perso una torre. Quell'altro coso lì è uno stronzone che va a picchiare le torri. E abbiamo perso due torri. Lo sapevo. Abbiamo perso due torri. Male. Molto, molto male. Molto, molto male. Estremamente male, oserei dire. Estremamente male. Estremamentissimamente male, oserei dire. Butta sto cucciolo di sbranghi. No, niente. Dobbiamo picchiare, subire danni a catinelle, proprio così. La vedo male. La vedo molto male, molto male. Io provo ad andare almeno a buttar giù l'altra torre. Ma tanto no, eccola. Proviamo con mongolfieritudine, dai. Cacchio, mi ha buttato, ha avuto culo. Devo arrivare a 7. Ma l'altro non sta facendo più niente, dai. Io capisco tutto, Però, ragazzi, brutta, oserei dire. Brutta questa. Non mi è piaciuta per niente, ho fatto solo io le cose. Cioè, l'altro non mi è stato per niente d'aiuto. Ragazzuoli, facciamoci una strategica doppio elisir, giusto per ridere, ok? Allora, palla di fuoco, che quell'altra cosa costa di più. Questa perché mi ricordo che è forte. Questi perché mi ispirano un botto. Questo perché mi piace un casino. E vediamo un po'. Doppio elisir, quindi effettivamente sarà un bel casino. Mi ha lasciato il minatore. Buttiamo questa di qua. C'è riparo tecnica. I pipistrelli. Ma che cazzo me ne faccio dei pipistrelli? Ma siete seri? Vabbè, pipistrelli. Va bene. Bababam. Le zii guardiose. Arciere pirotecnico. Ah, c'ho robe che non costano tanto, oserei dire. E non so, potrebbe essere utile la situazione, essendo che appunto non costano tanto. C'è il doppio elisir, tanta bella roba, nella teoria. Nella teoria, tanta bella roba. No? Non lo so, proviamo ragazzi, dai, vediamo un po' come va a finire questa partozza. Questa partozza... non è che ci stiamo muovendo tanto da lì, Cioè... Devo evocare sto tizio col cane, che questo tizio col cane è bello crasto. Ma poi è un cane, non lo so. Quell'arciere lì è fastidiosissimo. I maialini neanche a starne a parlare, quanto sono fastidiosi. Ma se li hai scelti, più di così. E tira un colpo per arciere pirotecnico. Che arciere pirotecnico sei, cacchiarola? Dai, forza. E vai, e una torre giù. Minateur che va a distruggere l'altra torreia. Dai, forza un po'. Dai, Minateur. Capito che fai cagare a livello di colpire le torri, però un po' di... Un po' di energia, di cose fighe, un po' di prepotenza fortissima, dai, no? No? Niente? Sta a posto, no? Qua i pipistrelli fanno schifo, sto bastaso che mi ha lasciato i pipistrelli proprio un po' malvagio, un po' malvagio, oserei dire. Però, ragazzoli,
Piano piano, buoni buoni, siamo entrati dentro, siamo entrati. Forza un po', andiamo un po'. La cosa si sta volgendo a nostro favore alla fine. E non è male la situazione. Adesso aspetterei un attimino, perché così ci dà il signore qui. Che è ma è una tifa, domatrice di cosa? Non ho mai capito, cioè non leggo il nome, me ne sbatto. Quindi grazie a cacchio che non ho capito. Però, robe. Che non sono robe, ma sono robe quando sono robe. Giustamente. Spero se mo' in 2 secondi mi tira giù le robe. Ok, ragazzoli. Nella sfida strategica doppio elisir ce la siamo cavata. Ok, stavo anche distruggendo le altre robe. Ah, ma prendevo il baule in questa cosa. Ah, non lo sapevo. Tanto meglio così. Almeno adesso lo sappiamo. Bene, ragazzoli, io vi devo salutare perché questo qui è stato giusto un breve video per farvi vedere che sono attivo comunque su Clash Royale, ragazzoli. Noi ci vediamo ad un prossimo video sempre su Clash Royale quando dovrò fare le 3000 coppe di vittoria. Ok, ragazzoli, quando arriverò circa le 3000 coppe che dovrò raggiungere quel traguardo, facciamo il nuovo video. Ok, ragazzoli? E mi raccomando, se volete mandatemi l'amicizia, appunto, anche voi del clan, così almeno possiamo fare delle partite insieme, strategiche, cose del genere, che magari diventa anche più divertente, ok ragazzoli? Mi raccomando, anche qua entrate nel gruppo di Telegram perché si fanno tornei ogni tanto di Clash Royale, quindi giustamente se volete partecipare a farvi 2 partite con gente così a caso, che segue me della community diciamo, fate un salto nel gruppo Telegram, trovate tutto quanto sotto in descrizione, se vi piacciono le magliette sotto in descrizione, ed è tutto sotto in descrizione, anche il link per il sito Viola, che in questa settimana qua finalmente dovrei farcela partire, ragazzoli. Sono anche un po' entusiasmato, devo essere onesto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale e ovviamente commentatemi un deck che secondo voi è potente per il punto in cui sono, con le carte che ho ovviamente. Ok, ragazzoli? Grazie di cuore e noi ci vediamo ad una prossima puntata, sempre e solo qui su DocD. Ciao!